essere qua. Grazie. Mi hai sfidato il freddo. Il freddo, la prima giornata invernale di quest'anno. E siamo qua per incontrare Paolo Mereghetti e Filippo Mazzarella, che sono tra gli autori. Paolo è, come dire, il capo cordata del Mereghetti, a 30 anni dalla prima edizione, poi dopo ci dirai che numero è questo. È sicuramente il dizionario dei film più importante che c'è in Italia, probabilmente non solo, per la mole delle schede, schede che a ogni edizione aumentano. Siamo qui per parlarne, come dire, auspico che ci siano domande dal pubblico. Parto io, partendo proprio dalla dedica. È un dizionario che è dedicato a Claudio Carabba e Vieri Rassini, che sono stati due importanti critici, e ti volevo chiedere perché hai voluto dedicare questa fatica a loro. Ma mi sembrava giusto, come dire, mi sembra giusto ogni edizione ricordare qualche amico che non c'è più. Claudio, abbiamo fatto un percorso di strada assieme all'Europeo, ci siamo poi anche a Sette, le nostre strade sono incrociate spesso, spesso discutendo, non essendo, cioè, quando eravamo più giovani, litigando anche un po', e poi naturalmente con gli anni arrivando a, come dire, a condividere molte più cose. E la cosa curiosa proprio è che lui stava a Firenze, io stavo a Milano, per un certo momento le nostre strade si sono allontanate, nel senso che abbiamo preso altre cose, però mi piace che ogni tanto vecchi amici si rifanno vivi dicendo: sai, ho visto sul dizionario quella scheda, c'è una cosa che, su cui non sono d'accordo, oppure aggiungerei questo, oppure quell'altro. Come se in qualche modo tutti si sentissero, in tanti amici si sentissero in qualche modo coinvolti in questo lavoro. È una cosa che mi piace molto, nel senso che mi sembra di capire che, come dire, quello che ha guidato questo dizionario, soprattutto negli ultimi 15 anni, grosso modo, era nato in un'altra maniera e poi ha preso un'altra strada, era proprio in qualche modo la curiosità, la voglia di buttarsi nel mare magnum del cinema, di tutte le schede, di tutta la sua storia, e uno sta a galla anche perché gli amici lo aiutano, gli buttano un salvagente, ognuno gli butta un salvagente. Vieri ne ha buttati tanti di salvagenti, non soltanto quando lavorava in Rai e curava una serie di rassegne che sono state fondamentali per tutti quelli che hanno potuto seguirle, ma è stato anche importante, per esempio, per quella sua collana di DVD, dove ha messo a disposizione la possibilità di rivedere una serie di film, diciamo. Aveva un gusto molto particolare e molto indirizzato, il cinema classico americano, tanto per fare i conti, per dire dare una formula. E però ha fatto un lavoro egregio, ogni tanto ci discutevamo: ma perché non pubblichi questo, ma perché non pubblichi quell'altro, sto cercando, non sto cercando. E così, erano due persone che conoscevo, due amici che, più gli anni passavano, più diventavano amici, più mi sembrava, come dire, che condividessero gli sforzi e l'entusiasmo per fare questo dizionario. Qualcosina di questo dizionario è anche c'è per merito loro, e mi sembrava giusto ricordarli. L'hai appena accennato, come dire, la natura diversa che il dizionario ha acquisito nel corso degli anni. In qualche modo lo scrivi anche nella prefazione, cioè era partito con una certa funzione che poi nel corso degli anni è mutata. Certo. 30 anni fa, quando è uscita la prima edizione, l'idea era quella, sulla falsariga di
esempi stranieri, il Maltin soprattutto, era quella di offrire al telespettatore italiano una guida semplice, possibilmente attendibile, Affidabile. affidabile, ma di fronte all'invasione delle televisioni private. Avevo cominciato a pensare a questa cosa nell'89-90, il dizionario è uscito nel 93, la prima edizione, e c'era l'esplosione delle televisioni private, che naturalmente riempivano il palinsesto nel modo più semplice possibile, proiettandoci e programmando film uno dopo l'altro. Naturalmente film molto discutibili qualche volta, film che costavano poco, che fondi di magazzino. E ho pensato che una guida agile potesse aiutare lo spettatore a dire, vabbè, se stasera vale la pena che veda questo film strano di cui non so bene cosa sia, il titolo mi sfugge, così. E all'inizio era una cosa così, c'erano circa 12.000, tra 12.000 e 13.000 schede, le schede erano molto più brevi, molto più sintetiche, c'erano naturalmente i capolavori assoluti della storia del cinema, ma c'era molto cinema, diciamo, popolare italiano, perché le televisioni private trasmettevano fondamentalmente film italiani. Ha avuto un successo inaspettato, è arrivato a 60.000 copie e l'editore ha pensato bene dopo 2 anni, ma perché non facciamo una nuova edizione che è uscita dopo 3 anni? E naturalmente, come dire, cosa fai in questa edizione? Aggiungi i film che sono usciti in questo lasso di tempo tra l'ultima edizione e quella attuale, e però aggiungi anche film del passato che non c'erano, che ti sembrano importanti o perché da qualche parte li sono visti, oppure perché appunto sono importanti, perché, come dire, hai voglia di sapere se Kurosawa ha fatto I Sette Samurai e Rashomon, ma poi cosa ha fatto? Cioè, non ha fatto 2 film in tutta la sua vita, ne ha fatti 40, 50, adesso non lo so, forse di più. E allora ogni anno, ogni edizione, si aggiungevano i film nuovi che erano usciti e si aggiungevano i film vecchi. E le schede pian piano diventavano sempre un po' più lunghe, sempre un po' più complesse. E poi abbiamo cominciato, a quell'epoca non c'era neanche Filippo, pensate, era ancora all'asilo. E poi abbiamo cominciato a rivedere i film, perché i film sono come il vino, invecchiano, qualche volta bene, qualche volta male. E allora a ogni edizione si rifacevano delle schede, magari cambiando il giudizio, magari no, ma facendo una scheda più complessa, più, come dire, più ricca, ecco, più Io festeggio i informativa. 20 comunque, quest'anno, cioè tu fai i Intanto, 30 e io faccio i 20. vabbè, ma all'inizio non c'era No, nessuno. esatto. E così è stata. Poi diciamo che questa è la 14ª edizione. Ogni volta mi sembrava, come dire, la mia memoria aveva sempre più buchi, e soprattutto di fronte a quelle dei giovani che sanno tutto e sanno sempre tutto, e allora ho pensato, e li ho costretti, anche i miei collaboratori, a fare delle schede con dei riassunti più puntuali, più precisi, perché secondo me rileggere uno non ha una memoria di ferro, rileggere un riassunto fatto bene aiuta a ricordarsi meglio il film. E naturalmente crescevano i riassunti, ma crescevano anche le cose da dire, i commenti, le informazioni, il giudizio critico, così. E quindi siamo arrivati a poco meno di 10.000 pagine, poco meno di 35.000 schede, poco meno di qualche esaurimento nervoso, ma per io deve stare. 9.925 sono le pagine. Vabbè. Coinvolgo Filippo partendo da una cosa che ha scritto qualche tempo fa su un film TV, il finale, in cui lamentavi che, come dire, oggi non c'è più spazio per la critica. Auspicavi recensioni anche di 3-4 pagine, cosa che ovviamente non fa più nessuno, anzi,
lo dicevo con Paolo prima, guardando le schede, soprattutto le schede nuove, sono più lunghe ormai delle recensioni che escono sul quotidiano. E non è bellissimo? Sì, no, no, ecco, come dire, come le affronti? Allora, intanto devo precisare che quello a cui tu fai riferimento è una rubrica sul settimanale Film TV che è nata quando io e l'ex direttore Aldo Fittante avevamo l'intento di farci querelare tutte le settimane. All'inizio si chiamava Cattivi Pensieri. E poi dopo non ci querelavano mai perché dicevamo delle cose terrificanti, ma erano vere, quindi alla fine se sono vere non puoi denunciarmi. Poi si è trasformata in questo Mulholland Drive che dal titolo ha un po' questa connotazione di luogo e non luogo, no? E tutto quello che c'è scritto lì in realtà io lo penso e non lo penso, voglio dire, nel senso che alla fine tante volte appunto provoco per. Però effettivamente a me, l'idea che sul Mereghetti sopravviva la possibilità, quando un film è molto complesso, di occupare lo spazio che è necessario perché quel film sia raccontato, spiegato. Scegliete voi qual è il termine giusto. Cioè, a me piace tantissimo. Io guarda, non so, io sul Corriere della Sera di Milano da 20 anni, grazie a Paolo ovviamente e ad Alberto Pezzotta, ho la rubrica delle uscite settimanali. E lì abbiamo 600 battute sia per appunto Mulholland Drive di Lynch sia per Lizzie Red Scoiattolini Allegri, no? Cioè, che è una cosa folle, però a un certo punto quello è quello che ti chiede quel tipo di cose. Potendolo fare, io, a me dispiace, FTV poi ha delle recensioni tra l'altro abbastanza lunghe, ma vorrei che a volte veramente vorrei fossero ancora più lunghe, e quindi questa cosa in qualche misura forse si è anche un po' riverberata nel rapporto che abbiamo con Paolo quando. Al momento di presentargli una scheda che poi lui alla fine, perché anche questa è una cosa che va un po' sfatata, lui è l'artefice al 99,9% del dizionario, nel senso che noi collaboratori gli forniamo le schede e poi l'ultima, l'imprimatur è Mereghetti. Poi in alcuni Gli casi, avrei chiesto come ecco, in funziona. alcuni casi si fida, ma allora ne parliamo dopo, in alcuni casi si fida, in altri casi ovviamente no, giustamente. Però ti dico, no, questa cosa qui è sì, a me piace leggere, mi piace di più leggere le recensioni dei film che non i saggi sul cinema o cose. Per cui una recensione lunga non mi spaventa, mi diverte, mi stimola, mi affascina. Quando abbiamo, come diceva Paolo, il dizionario è cambiato nel corso del tempo, e come giustamente ha detto, ci siamo resi conto che forse per trattare un film, adesso Absit iniuria verbis con Lino Banfi, bastano 1500 battute. Per trattare The Batman, se anche ne spendiamo 6000, non succede niente. Ecco, in sintesi, Io o The Batman o un film più importante, insomma, ecco. sono sempre, tento di dare sempre delle lunghezze, perché poi, come dire, il dizionario cresce, Ma tanto noi ce ne immancabile, freghiamo esatto, altrimenti. immancabilmente non c'è mai una volta che rispettino le lunghezze. No, perché bisognava dire qualcosa di più, bisognava mettere questo, bisognava mettere quello e vabbè, poi alla fine sono il primo io che è d'accordo Vedi, in però, queste per esempio, per cose. farti un esempio recente, la scheda di 1941 di Spielberg, ci sono 29 personaggi, 19, non so quanti sono tantissimi, mancava, era riassunta nel vecchio stile per sommi capi, perché come fai a riassumere un Elsa Poppin di quel tipo lì? Però alla fine ci siamo guardati quest'anno e ho detto cosa facciamo? La rifacciamo, benissimo, e vedrai che ci sono citati tutte le posizioni dei personaggi. E a quel punto così fai anche una differenza, no? Non so se Paolo è d'accordo, ma penso che il successo, il prestigio di questo dizionario sia che fa delle cose che gli altri non fanno. Cioè, è facile prendere tutto un archivio e pubblicarlo così com'è, però non è un lavoro, insomma. Poi l'altra cosa che caratterizza il Mereghetti è che non buttate via niente, cioè questa è la cosa, Come il cioè maiale. col maiale si butta via niente, cioè nel senso che rispetto ad altri dizionari che per rimanere in un numero di pagine definito, sto pensando al Morandini, che deve rimanere più o meno lo stesso numero di pagine, tolgono film. Poi magari alcuni anni, non so se lo faranno quest'anno,
avevano allegato Ma il Morandini li levava proprio perché rimandava al CD-ROM che arrivavano Esatto, sempre, cioè sì. quelli che non trovate stampati sono sul Sul CD-ROM, però ovviamente noi non avendo la parte digitale. Ecco, è questo, cioè No, cioè è proprio una scelta non della abbiamo mai tolto la scheda e anzi le abbiamo fatte più lunghe, nel senso che le schede più grosse cioè le schede si rifanno. Io ieri sera, per esempio, ho visto Miss Spogliarello, Brigitte Bardot 1955 e ho fatto la scheda che uscirà nell'edizione del 2050, naturalmente, perché almeno c'è, però ho scoperto delle cose, hanno cambiato dei nomi rispetto all'edizione italiana, c'è Luciana Paoluzzi, che è Luciana Paluzzi naturalmente, ma nel titolo di testa è scritta Paoluzzi, che nel film francese si chiama Sophie e è italiana. E invece nel doppiaggio italiano si chiama Lolita e è spagnola. Cioè, poi queste scemenze uno le scrive, poi non gliene frega niente a nessuno, però le scrive e sono contento. Poi a volte vogliamo fare anche un po' quelli che si mettono insomma, la medaglietta. La scheda di Twin Peaks di Lynch, la terza Ah. serie. Abbiamo un certo punto, allora gli ho detto, trattiamolo esattamente come hanno trattato i Cahiers, ovvero come un film di 18 ore. Sono venute fuori 9 pagine di dizionario. Però è una sfida, insomma, voglio dire. Poi è anche bello perché alla fine uno, come dire, il rapporto quantità in questo caso prezzo diventa enorme. Sì. Anche per Star Wars. Anche per Star Wars, ovviamente, certo. Siamo l'unico dizionario al mondo che ha tutti gli spin-off di Star Wars. Io l'ho controllato personalmente, sono un fan. Non c'è nessuno che ha la quantità di Lui ha film che anche le abbiamo. scarpe di Star Wars, me le ha fatte Stavo per metterle anche stasera. Infatti mi sono guardato i piedi per capire cosa avevo poi scelto. E tra di voi trovate sempre concordanza oppure... Per carità. Dica, dica. No, no, più tu. no, dopo, c'è una cosa che vorrei dire, poi sulla concordanza parla lui. Una critica italiana, immagino per prendermi in giro, c'è stato un periodo in cui mi definiva il critico collettivo, che non ho mai capito bene cosa volesse dire quando scrivo sul giornale. Secondo me, per dire che io mi identificavo con una certa visione media del popolo dell'italiano, non lo so, non l'ho mai capito bene. Però devo dire che più ci penso, più sono orgoglioso di essere sul dizionario, di essere un critico collettivo, nel senso che io penso che questo sia veramente il lavoro di 12 persone più me, soprattutto di quattro persone più me, che sono quelle, le prime quattro citate, che sono quelle che fanno, che hanno fatto il lavoro più grosso, nel senso che certo parliamo, vediamo i film, discutiamoli, vediamo magari assieme, perché molti ci siamo, diciamo, basati a Milano e quindi finiamo per vedere i film assieme. Discutiamo, parliamo, questo film secondo te quante stelle merita? Secondo me 2,5, no, 2, parla di qui, parla di là, fai questo e fai quello. E alla fine, secondo me, abbiamo trovato proprio una specie di amalgama di idee, per cui poi è vero, come ha detto lui, che poi tutte le schede le guardo io, il rasoio di Occam entra e taglia senza pietà. Però mi sembra che, come dire, che questa idea di critico collettivo mi piace molto. Noi facciamo delle liti terrificanti ogni tanto, che non sono vere e proprie liti, però ci diciamo proprio, ma sei scemo, lui soprattutto, non capisci niente. Sì, ogni tanto gli mando dei messaggi. Però è anche vero che effettivamente questo lavoro collettivo c'è. Lui dice che è un lavoro collettivo di 13 persone più lui, noi ovviamente dalla nostra parte diciamo che è un lavoro suo, a cui poi collaborano altre 4, 7, 8, 13 persone, perché alla fine veramente c'è una cosa che va un po' sfatata, ne stavo parlando anche prima fuori onda. I collaboratori, poi lui si fida ovviamente, però i collaboratori forniscono a Paolo Mereghetti delle schede che poi vengono al 99,9% completate e rimesse, cioè l'imprimatore è di Paolo, non c'è una scheda del dizionario, poi non è vero, c'è, però
Però sono quei casi in cui lui si fida e in cui diciamo: guarda, fidati che questo film qui è così, e magari o Sì, perché perché non non l'ha si, visto, scusate, o non perché. si può vedere tutto. No, infatti, no? Primum vivere, dopo tutto il resto. È vero, ragazzi. È una cosa strana, continua ad abbassarsi il. Ecco. Però tante volte, appunto, la discussione è molto feconda e queste liti, tra virgolette, portano poi a riequilibrare meglio il giudizio, oppure in qualche caso, come accade, magari so, Paolo è pressato perché ha 20 schede da finire e dice: guarda, fammi tu la scheda di, che ne so, La stranezza, per dire un film che a me non piace particolarmente, però Non mi dice, c'è. non c'è, però mi dice, però fammela da, so, 3 stelle. Allora tu con il No, 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 la stranezza non c'è, no, non non l'ho c'è, ancora fatto, però però. è un esempio, no? Però è giusto così, nel senso che con il mestiere che io credo, spero almeno quello di avere, nel momento in cui lui mi dice: guarda, questo film che a te non piace, però secondo me è una scheda da 3 stelle, io sono in grado di dargli un'ossatura di scheda da 3 stelle. Poi gli arriva, lui ha fatto nel frattempo le 20 schede per cui era oberato di lavoro, e poi la rimette in ordine. E su quella base, non è detto, i collaboratori esprimono. Ovviamente dobbiamo fare la scheda sui giudizi, esprimendo i famosi giudizi in stelle e in stelline, che poi vanno sempre, come dire, relativizzate. Però la cosa bella di lavorare con lui è che, appunto, a volte si lascia convincere, a volte si impunta, a volte invece ti dice: facciamola così, punto e basta. Sì, perché Ed è giusto. delle volte, come dire, sono molto disponibile a sentire le ragioni dei miei collaboratori, nel senso che se ci sono delle cose, dei film su cui ho dei dubbi, così, uno dice: guarda, secondo me è questo, per questo, e poi leggo la scheda, però interessante, questa cosa lo teniamo. Poi intanto noi ce ne approfittiamo e facciamo dei golpe, magari quando i golpe bianchi, quando dobbiamo rifare le vecchie schede, allora cerchiamo di far passare dei giudizi Sì. un po' meno. Vabbè, comunque ci sono. È giusto che ci siano anche dei misteri di lavorazione. A proposito di vecchie schede, il discorso di revisione, come dire, come funziona, cioè come è pensato? Rivediamo tutto, rivediamo le schede di un autore, come parte il discorso di Parte dal fatto che io e i miei collaboratori ci accorgiamo che le schede di un regista sono troppo piccole, oppure sono troppo datate, oppure avrebbero bisogno. Non puoi dire rivediamolo tutto, perché ci vorrebbe una vita. anche Però più. muore un regista, e allora diciamo: com'erano le schede di quel regista? E andiamo a vedere. Oppure non muore, ma capita di parlare. Come dire, quest'anno erano i 50 anni del padrino? Sì. Sì, com'è la scheda? Come sono le schede del padrino? Belle però, e abbiamo rifatto le schede del padrino e vi consiglio di andarla a leggere perché mi sembra che sia venuto fuori un lavoro davvero egregio. Anche perché c'è quella di Coda Cioè, che i tre padrini più più padrino padrino Coda, parte che era terza coda. cioè, comunque, al di là di queste cose, il lavoro di revisione è abbastanza random, nel senso che poi dice: a me sembra che quel regista lì abbia bisogno di essere rivisto, e allora ce li dividiamo a secondo delle affinità, delle voglie, delle sintonie, e rifacciamo le cose. Questo dizionario abbiamo rifatto molto, anche perché l'idea che fosse, diciamo, una specie di edizione del trentennale ci ha spinto a un lavoro ulteriore. Bertolucci è morto, abbiamo guardato le schede e abbiamo deciso che qualcuna andava bene com'era, ma qualcuna meritava, soprattutto delle prime, meritava una maggiore, non attenzione, ma cioè, affrontare la cosa con un pochettino più di generosità nello spazio, nelle idee. Poi il giudizio, qualcuno è salito, per esempio il conformista è passato da 3 stelle a 4, ma per esempio Piccolo Buddha è sceso da 4 stelle a 3, nel senso che ti accorgi, li vedi i film e dici: questo quando è uscito ci sembrava chissà che cosa, invece poi, oppure un vecchio. Abbiamo rifatto buona parte delle schede di Fellini,
perché ci sembrava giusto, perché alcune erano ben fatte, altre erano un po' troppo sintetiche. Vuol dire, un film come La Dolce Vita, 8 e mezzo, merita un trattamento molto più esteso. Abbiamo rifatto anche le schede di Bud Spencer e Terence Hill, nel senso che non facciamo soltanto i maestri assoluti, abbiamo rifatto le schede dei macisti degli anni 60. Magari senza cambiare di una virgola il giudizio, rimane una stella e mezza, una stella, però le schede sono, signore schede, permettetemi di dirlo, abbiamo rifatto i film di Miklos Jancsó, abbiamo ingrandito, abbiamo rifatto molto Scorsese, Sidney Lumet, abbiamo Spielberg. Spielberg, sì, 1941, ma anche altri. Come dire, in maniera, tra virgolette, abbastanza casuale, se non che qualche occasione ci spingeva a fare questo, a fare quello. Ma non so, per esempio, di Mizoguchi e Kurosawa abbiamo allargato la filmografia, nel senso che magari abbiamo rifatto qualche scheda, ma soprattutto abbiamo deciso che valeva la pena, aggiungere dei film che magari non si trovano immediatamente, non vengono proiettati, ma se uno ha un po' di curiosità e ha voglia di scoprire qualcosa di più di un regista, ecco che trova la scheda. Per esempio, ci sono i documentari di Scorsese, non soltanto quello sui Rolling Stone o quello su George Harrison, ma anche quelli che ha fatto sulla New York Review of Books, piuttosto che ha fatto molte cose che magari non arrivano neanche in Italia, però cerchiamo di, vediamo, cerchiamo di metterle. Abbiamo rifatto tante, tante schede da questo punto di vista. O magari abbiamo rifatto un film solo perché gli altri erano di un regista, perché gli altri andavano bene, però quello lì meritava. Per esempio, abbiamo rifatto Il ribelle dell'Anatolia, cioè America America di Kazan. Perché è forse il film più importante. Abbiamo rifatto Douglas Sirk, vabbè, quello sulla vita, che adesso Lo specchio lo della vita. specchio della vita. Per esempio, su Douglas Sirk abbiamo ragionato così, abbiamo visto e abbiamo detto: ma è possibile che Douglas Sirk non abbia neanche un film da 4 stelle? Ma come mai? Perché poi quando si fanno uno non sta lì a vedere, a equilibrare. E allora Lo specchio della vita ci sembrava il film più bello di Sirk, abbiamo rifatto una scheda da 4 stelle. E poi cerchiamo di mettere ogni tanto delle cose che non ci sono. Io sono molto orgoglioso che in questo dizionario ci siano 10 o 11, non mi ricordo, 10 o 11 cartoni animati di Tex Avery, che è il grande maestro della Warner, di tutti i film Warner, di Chuck Jones e così, e però non c'era. Oppure c'è una scheda dedicata a Max Linder. Volta per volta, soprattutto fidandomi del qui presente Filippo, abbiamo aggiunto le schede dei cortometraggi di Chaplin, dei cortometraggi di Buster Keaton, Stanley Ollie, e questa volta è stata la volta di Max Linder, nel senso che ogni volta, come dire, quello che ci guida tutti è la curiosità, la voglia di conoscere un pochettino di più il cinema. E quindi ogni volta apriamo una porta, percorriamo un pezzettino di strada. Certo, non può esistere tutto il cinema, perché non sarebbe folle pensarlo. Però un pochettino qui c'è, uno lo usa per scoprire cosa dice questo film o quell'altro, ma secondo me lo usa anche per tuffarsi pesa tanto, ma può anche tenere a galla se uno si tuffa nel mare del cinema. La cosa orribile che sottendeva la tua domanda e che lui tace è che non è che rivediamo solo le schede, rivediamo anche i film, Vorrei vedere, cioè, il minimo, se no gli taglio il naso e No, ma qualcos'altro ancora. a volte può capitare, tu dici rifacciamo la scheda, però questo film lo conosco. In realtà tu non lo conosci mai, perché
Perfino Antiche, un film che ho visto 50 volte probabilmente, su tutto memoria, quando è uscita la versione nuova ridoppiata, io ero in sala che impazzivo, perché sapevo tutti i dialoghi in memoria, tutte le intonazioni, dicevo, non è quella cosa lì. No? Però, malgrado ciò, io per rifare la scheda di quest'anno l'ho rivisto per la 51esima volta. I film li rivediamo tutti, non esiste una scheda del dizionario che sia basata su un film non visto, visto a metà, o poi è chiaro che ci sono, che ne so, magari The Transporter, parte nona, magari un po' lo voli via, un po' t'abbiocchi un attimo, ecco, diciamo, no, perché quello, cioè, però sulle cose importanti non c'è un film, lui non l'ha mai voluto e non è giusto, è proprio, non si può, bisogna rivederli tutti, quindi quest'anno ci sono... Ho vinto una causa su uno che ha detto che era uscito prima della proiezione di un film, ho vinto una causa. No, sto scherzando. Sì, lo ricordiamo. No, nel senso che la prima volta il dizionario del 93 era fatto sulla memoria, evidentemente. Da quel momento in poi basta memoria, soltanto visione del film, assolutamente. Ma anche perché con il delirio che è adesso l'informazione digitale, un errore è il butterfly effect, no? Cioè un errore su My Movies, per dire, si riverbera in altri due. Guarda, c'è stato, adesso non mi ricordo più quale, un film, credo La corta notte del dottor Danieli, industriale con complesso del giocattolo, un film dimenticato, dove per anni si è creduto che ci fosse nel cast Lando Buzzanca, perché qualcuno riportava Lando Buzzanca, quindi tu facevi la scheda e c'era sempre Lando Buzzanca, guardare, ma dov'è Lando Buzzanca? E non c'era. Quindi alla fine tu devi per forza fare questo lavoro qua, se no non ne esci. Perché se c'è una cosa di cui andiamo fieri, ha tolto qualche, come dire, inevitabile refuso, qualche carattere che salta, qualche che poi ci vengono puntualmente segnalati dal nostro spazio. Hanno già cominciato a mandare. Ma quello può succedere, ma se c'è una cosa è proprio quella che magari vediamo cose che poi non riusciamo a capire, scriviamo delle stupidaggini lo stesso, raro. Però non c'è un film che non sia stato visto e visto. Si trasmettono proprio delle cose. The Tour, che è stata rifatta da questa scena, tu vedete a vedere, tutti dicono che c'è uno straordinario piano sequenza di 6 minuti. Non esiste, però tutti lo scrivono. Allora, quando uno scrive, si ricorda, perché quando lui tira il filo del telefono. Non è un piano sequenza, è spezzato dal montaggio, cioè, solo che bisogna vederlo, rivedere il film e accorgersi e dire scusate, ma è vero che si trasmettono tanti, tanti errori, perché cerchiamo di non trasmetterli. Se ci sono domande, ben volentieri, ne faccio una intanto io, che è sul come vi comportate. Io confesso che l'ho avuto una settimana fa, quindi ho avuto sei, anche... Sei arrivato a pagina 150 e basta. No, io ho fatto il sondaggio su alcuni film, di cui dopo vi dico. No, con i film che escono solo sulle piattaforme. Rispondi tu. Ma rispondi un po' tu, poi immagino. All'inizio noi abbiamo cominciato a prendere seriamente il discorso piattaforma, ovviamente nell'edizione quella scorsa, quello che aveva Darth Vader in copertina, perché nasceva in un momento particolare, c'era stato il lockdown, tutte queste cose qui, eccetera. E adesso sta diventando veramente problematico, nel senso che finché avevamo capito che Netflix produceva lei 20-25 film all'anno e ne caricava X, ok. La stessa cosa Amazon Prime, la stessa cosa. Adesso è diventata una cosa più difficile perché Netflix produce 200 film, 300 film all'anno e nel 2023 credo che ne abbia in produzione 350, una cosa del genere. In più ne acquisisce, no? Per la distribuzione, soprattutto durante il lockdown, quelli che non potevano uscire, eccetera, in più ne acquisisce 10 volte tanti e in più ne carica, adesso ultimamente, in questi giorni hanno caricato una quindicina di film inglesi di cui io e Alberto Libera abbiamo fatto un elenco, ci siamo guardati in faccia e mi hanno detto perché alle 50 sì, l'hanno fatti tutti e non ne conosciamo neanche uno. Abbiamo cercato anche io qualcuno l'ho fatto sì abbiamo cercato anche in questa edizione di
il discrimine è sempre quello, se un film è di, poniamo, Saro Pizzighelli con Cino Parrino, quello magari sarà per un'altra volta. Però se c'è un film anche stupido con Bruce Willis, un film con Nicolas Cage, un film con Scarlett Johansson, un film del 74 in cui c'è, che ne so io, una Sybil Shepherd, e lo facciamo, non c'è niente da fare, ci mettiamo lì, lo facciamo, lo mettiamo in lista e lo facciamo. Alcune cose vanno tolte. Per i nuovi, tutti quelli di produzione Netflix, Prime, Apple, eccetera, li vagliamo tutti. A qualcuno diciamo, vabbè, questo lo lasciamo nel limbo e lo faremo poi. Però la verità è che per un motivo o per l'altro, per un regista, per uno sceneggiatore, per un attore, alla fine diciamo, questo non può mancare, perché non ci, non, gli indici sono straordinari anche da questo punto di vista, perché se un attore ha fatto 36 film, se ne fa 4 in più, bisogna che ci siano anche quei 4, poi la qualità dei film. Bruce Willis adesso sta pagandosi questa sua malattia facendo centinaia di film, ha fatto 23 film in 4 anni. Come fai? Non li fai tutti? Sono tutti orribili, però devi farli. Sono tutti orribili, però devi farli. E quindi anche in questa edizione ci sono centinaia, credo, di film di piattaforma. Cerchiamo di stargli molto, anche perché probabilmente è la frontiera. Una volta c'erano centinaia di film direct to video che uscivano solo in DVD, uscivano soltanto in Blu-ray. Adesso che quel mercato lì è morto, l'equivalente sono le piattaforme, per cui non è che c'è tanta differenza. Finché una volta usciva solo in DVD, lo trovavi solo in videoteca, adesso c'è solo in streaming e sono tendenzialmente tutte opere minori, però ne devi tener conto. Devo dire che quando facciamo le assegnazioni e il vaglio sta diventando sempre più difficile, perché per esempio c'è stato un momento a luglio di quest'anno, ci siamo trovati in un mese solo con 129 uscite. Calcola che il film va visto. 129 per 2 fa 258 ore di visione, poi divise fra tot persone, ok, non è una sola persona che li vede, però è così. E anche lui ogni tanto lo costringiamo a dire, guarda, su Netflix è uscito, Tocca a te. tocca a te, questa roba tua. No, Perché non c'è solo The Irishman su Netflix, capito? C'è anche Babbo Natale aggiusta la slitta. Poi dopo lo guardi, c'è Kurt Russell, porca miseria. No, oppure vedi un film che si chiama Io, mia moglie e 6 bambini deficienti. Dice, vabbè, questo non lo facciamo. E invece no, c'è. Jennifer No, Aniston. Kurt Russell, sempre, il piccolo, no? Poi vedi, so, la notte dei 1000 assassini. Dice, questo fa schifo, non lo facciamo. Kurt Russell. No, cioè, è Mostruoso. chiaro che com'era bello quando uscivano soltanto i film al cinema e si potevano vedere. Adesso non è più così, però dobbiamo tenerne presente, proprio perché la produzione si sta spostando. Appunto, Bruce Willis farà dei brutti film, però li fa e uno in qualche modo deve fare i conti con questo. Nicolas Cage è lo stesso, oppure Kurt Russell. Troverete molti film con una stella usciti su Netflix, però ci sono. Poi dopo uno che è masochista fino in fondo, mentre c'ha tutta questa roba qua da fare, chiama lui e gli dice, senti, ma sai che mancano 4 film di Asghar Farhadi? E lui dice, ma sai che io ho il cofanetto dei DVD e 3 su 4 ci sono? Allora tu dici, allora adesso cerco il quarto e poi facciamo anche quelli che mancano. E da allora è nata questa cosa per cui per completare le filmografie di registi magari importanti, di cui non tutti i film sono stati distribuiti in Italia, ci siamo pure inventati inedito in Italia ma facilmente reperibile sul mercato. Quindi abbiamo aperto No, la infatti, porta quest'anno all'inferno. a Venezia hanno fatto, sì, a Venezia, Love Life, che è di Koji Fukada, che secondo me era piuttosto bello, e però, come dire, personaggio, regista assolutamente sconosciuto in Italia, e però ha fatto almeno altri 5 film. Naturalmente avevamo il cofanetto, e in Francia è uscito, avevamo il cofanetto con i film e quindi abbiamo fatto i film di Fukada prima di è così che si fa, nel senso che anche un po' di curiosità viene. Ho voglia di quel film mi piace, ma cosa ha fatto questo regista prima? E uno fa e vede. È l'idra dalle 200 teste, tu fai 4 schede, ne chiudi una quinta e sono già usciti 36 film nuovi. Come diceva quello là, fine pena, mai. Mai. Ne vedi 11 e ne escono 41.
No, è veramente, cioè, e poi appunto, come dice lui, ogni tanto non si capisce bene perché, per esempio su Netflix, appaiono dei film vecchi del patrimonio, come si dice, che vale la pena di vedere. Cioè, su Netflix ci sono i film muti di Moritz Stiller, restaurati dalla Cineteca Danese. Come diavolo li abbia comprati? Io ho chiesto all'ufficio Cappuccio Stampa Italiano, ho detto, scusate, ma perché avete intenzione di fare un canale, cioè una cosa? Non mi ha neanche risposto, non sapeva niente, sapeva neanche che esistevano. Però ci sono, siccome... Uno sta lì magari mezz'ora per vedere un film che valga la pena di Sì, vedere e esatto. gira, gira, gira e dice, scusate, ma questo cos'è? Il mercato dei film francesi degli anni Sì, 30. Sì, ci ma sono. Ci sono degli Hitchcock a giugno muti. sono usciti sette Coluche, per esempio, che Sì. nessuno aveva mai visto, no? Questo comico scomparso No, francese. no, ma è perché comprano il pacchetto, buttano dentro e non sa neanche loro di averli. E però i film di Moritz Stiller, grazie a questo beneamato contratto curioso, questa appendice a qualche film porno danese che gli hanno buttato dentro e noi abbiamo fatto le schede. Che poi l'algoritmo è assassino, perché Sì. siccome tu scegli in ogni caso, Certo. alla fine memorizza quello che tu hai scelto e tu guardi sempre e ti propone sempre lo stesso tipo di cosa, no? Quindi alla fine forse bisognerebbe fregare l'algoritmo passando 2 o 3 giorni a guardare tu solo quei film lì, di modo che probabilmente quando entrano poi Nuovi te li per segnala, perché sì. se tu guardi soltanto il nuovo, guardi soltanto improvvisamente Natale, a un certo punto ti trovi inondato solo di quella roba Sì, lì. a me arrivano ma L'algoritmo è tutti arrivano terribile. le mail dicendo oggi abbiamo caricato un film che potrebbe piacerti. Esatto. Sì, ma terribile. Sì, addio Natale. Adesso me ne è arrivato uno oggi, la storia di un'infermiera single che No, fa adesso finta di sono avere assurdi. il fidanzato e che a Natale naturalmente deve presentarsi con uno che faccia il fidanzato, con storia nuovissima, che non abbiamo mai visto. Adesso non ho ancora visto chi siano gli interpreti, ma metti che ce n'è uno appena appena conosciuto, ci Quando tocca. non addirittura le cose assolutamente paradossali, dice perché hai visto a qualcuno Sì. piace caldo e ti propone belli freschi con Christian De Sica di Mulvaney. Basta che si vestono da donna anche in colorino, cioè, perché hai visto a qualcuno. Loro hanno il tag, hanno, non so, nelle 3 cose, divertente, stimolante, trans, finisce con la roba libera e a un certo punto ti dice perché hai visto a qualcuno piace caldo, belli freschi. A proposito di Natale, cosa ne pensate del fatto che, come dire, vabbè, si sapeva, ma i dati erano chiari, la chiusura definitiva dei cinepanettoni con i film che vanno direttamente in piattaforma, Risponde lui. saltando la sala? Grazie a Dio. No, nel senso che cioè, c'è una scheda tematica sui cinepanettoni di cui sono molto orgoglioso, perché ci sono anche delle schede tematiche su una serie di personaggi, cioè Batman e racconta come nasce il personaggio e poi i film, e poi ci sono naturalmente tutte le schede dei film. E ci sono Giovanna d'Arco, Gesù, Amleto e non so bene cosa diavolo. Beh, Max Linder è l'ultimo che è stato fatto, ma Guerre c'è anche Stellari, Star Guerre Trek. Stellari, cioè ci sono tutte queste cose. E c'è anche una scheda Cinepanettone. Il Cinepanettone, che diciamo non è mai stato proprio il massimo dell'arte, per usare un termine crociano, ultimamente, cioè ultimamente, 3 o 4 anni fa, ha cominciato veramente a perdere, no, 5 o 6 anni fa, ha cominciato veramente a perdere colpi. E giustamente l'ultimo era quello antologico di Paolo Ruffini, che è andato Sì, malissimo, terribile. e da allora non sono più usciti al cinema. Non so cosa che Cinepanettone ci proponga Ma non sono quest'estate. più cinepanettoni, No, sono delle sono. commedie per famiglie simili a quelle robe che si vedevano su Canale 5 con Massimo Boldi Sì. negli ultimi 5-6 anni. Però Cioè, il c'è cinepanettone, Natale, quello c'è. sguaiato, triviale, in qualche misura schifoso, ma al limite anche un po' un guilty pleasure, quello non Esattamente. esiste più, non è morto. E tutto sommato, come sempre, si stava meglio quando si stava peggio, perché io li ho visti cinepanettoni, quello di Abbatantuò improvvisamente Natale è una cosa impossibile, inspiegabile. Devo vederlo. No, no, l'avete Anch'io visto? devo vederlo. Non l'avete visto? No, 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 Presidente ancora no. Natale no.
su Netflix. No, con la Battantuono non l'ho visto, perché c'era l'anteprima, ma ho detto, ah, visto tu che sei esce, ah, okay. visto che esce su dove è, su Prime, no? Sì, quello è veramente è la fotografia dello stato apocalittico in cui versa il cinema italiano medio negli ultimi anni, secondo me. Cioè, è un film inspiegabile, dove è un film di Natale che si svolge a Ferragosto. Sì, non c'è più le mezze stagioni. La figlia di Abate Antuono vuole separarsi dal marito, che è Lodo Guenzi, e va dal padre, che ha un hotel in montagna a Ferragosto, per dirglielo. E la figlia, letta piccola, dice: ah, però mi piaceva tanto fare Natale. E lui, che ormai recita seduto per il 99% delle sequenze, dice: facciamo Natale a Ferragosto. E addobbano tutto l'albergo come si fa, e poi dopo succedono delle robe inspiegabili. Dei compratori cinesi vengono spaventati dai bambini che fanno le repliche di Shining e gli oro. Ma una cosa che dici, ma come è, non lo so, ma sono gli algoritmi, vedete troppi film. Un Zapopping involontario. No, 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 ma neanche nel Zapopping. Nel Zapopping è una roba che uno non sta fermo sulla sedia quando la vede. Io ho dovuto mettere la cura Ludovico di Arancia Meccanica. E poi lui, dopo, tocca magari a me impostare la... Quindi, non è una cosa veramente... Comunque il cinepanettone è quello... È morto. È morto. Sì, sì. Morto. Grazie a Dio. Ha fatto il suo tempo. Qualche domanda? Posso? Prego. Certo. Avete detto quello che c'è, avete detto che ci sono anche le serie, mi sembra. No, no. Ah, ecco, no, perché no, avete no, parlato no. di Twin Peaks, allora... Twin Peaks l'abbiamo trattato come l'hanno trattato i Cahiers. Formalmente è una serie, ma i Cahiers, giustamente... No, ma Lynch ha detto che... Lynch ha detto che era un film di 18 ore, e quindi l'abbiamo trattato come... Volevo sapere cosa non c'era, cosa non ci deve essere nel dizionario. Non ci sono le serie. C'è Esterno Notte, abbiamo discusso a lungo se metterlo o no, e nella scheda c'è scritto se è, ma uscito anche al cinema in due puntate... Poi diciamo l'amore per Bellocchio ci ha fatto, però non ci sono le serie assolutamente, anche perché se vedete Twin Peaks 3 sono, non so, 8 pagine, 10 pagine di dizionario, che c'è scritto tanto, e se no verrebbe una roba, cioè no, assolutamente no. Poi, come dire, le serie non sono il futuro del cinema e quindi non c'entra niente, è un'altra roba. Lynch può permettersi di fare quello che vuole, Bellocchio anche, ma le altre serie no. Cioè, se uno... Il prossimo The Kingdom di Lars von Trier probabilmente ci sarà. Vediamo. Adesso riusciremo a convincerlo. Non lo so, anche perché Lars von Trier se ne può fare anche a meno. Prego! Sì, l'ha fatto vedere in una giornata, in un pomeriggio solo. No, non come fino, no, era annunciato come una serie, 6 puntate della serie, tutte proiettate una di seguito all'altra. Comunque di fatto è una serie, una miniserie televisiva. Però ma ci sono eccezioni anche del passato, Berlin Alexanderplatz, Heimat, sì, quelle sì, che Heimat, alla fine ecco. sono, cioè, ecco. No, i tre Heimat ci sono tutti e tre con 4 stelle, con discrete schede, devo dire. Ma perché non c'è, però non ci sono le serie, ecco. Comunque lo stile del cinema è con questo. Sì. No, il film è un'altra roba e quindi è giusto. No, aggiungo riguardo agli errori. L'anno scorso Marta Monica Vitti girava ovunque, che aveva fatto travolti in no, non dovunque, sul no, sito no, del è Corriere. Stato una gaffe, è stata una gaffa. Sul sito del Corriere, non ovunque, subito sul sito corretto. Del, no, subito mica tanto. Sul sito del Corriere era uscita, guardi, non me lo dica per favore. Mentre ero a casa che scrivevo lì, che guardavo il coccodrillo, mi dicono: ma sei scemo? Io l'ho fatto. Guarda cosa è uscito. Vabbè, no. Questo errore non c'è, ci sono forse altri errori, ma questo errore non c'è sul dizionario. Prego. Dopo i grandi cult, degli ultimi film che stanno uscendo, c'è una differenza qualitativa tra le piattaforme on demand e quello che esce al cinema? Direi proprio di sì.
Cioè, se lei guarda la media dei film prodotti dalle piattaforme, cioè parliamo di questo, perché poi uno può esce un film, cioè, ma prodotti dalle piattaforme, lei se ne vede, ahimè, come succede a noi, 4 o 5 bastano e non 40 o 50 come facciamo, si accorge che sono tutti costruiti con lo stesso stampino, tutti, cioè, certo, invece che Bruce Willis c'è Nicolas Cage o Kurt Russell, ma la storia, cioè le storie, i meccanismi narrativi, la fretta con cui vengono fatti è sempre quella, e non ci sono dubbi. La cosa tragica è che ultimamente, ahimè, anche al cinema abbiamo visto dei film fatti con le stesse non logiche, però sulle piattaforme, poi certo Netflix deve dimostrare che può fare quello che vuole, dà a Scorsese 160 milioni per fare The Irishman, e The Irishman è un grandissimo film, su questo non ci sono dubbi, ma non è il film che identifica, diciamo, lo stile piattaforma. Lo stile piattaforma sono altri pessimi film che sono proprio, cioè si vede proprio la differenza, secondo me, proprio a occhio nudo. Le piattaforme stanno anche un pochino cambiando in un modo più sottile che il pubblico, di cui il pubblico non sempre si rende conto, proprio la grammatica dell'immagine. Faccio un esempio stupido, ma è così semplice da capire. Se oggi qualcuno desse l'incarico di fare un remake di Lawrence d'Arabia a un regista giovane per una piattaforma, e fatalmente non vedremmo i campi lunghi sterminati sulle distese di sabbia con gli omini piccoli così, perché già al cinema era una cosa talmente immensa e tu eri in una sala con uno schermo da 20 metri per 10 e questo senso dell'immagine andrà sempre progressivamente perduto. Se vedete i film, cioè questo film Red della Pixar, che è uscito anche nelle sale, ha un'immagine che è tragicamente spoglia rispetto alla ricchezza dell'immagine Pixar di soltanto 10 o 15 anni fa. Perché? Perché alla fine non serve che ci sia tutta quell'ammontare di contenuto visivo all'interno di un'immagine per una roba che finisce nel migliore dei casi su 50 pollici. Se vedete anche Pinocchio di Zemeckis, è un film che soffre di questo tipo, che poi è un altro tipo di film, ma anche da un punto di vista visivo, tu stai facendo comunque un film in cui il suono deve uscire, se va bene, da una soundbar da 1500 euro e non da una sala con il Dolby Atmos. Devi vederlo bene su uno schermo, ma anche di 70-80 pollici, che comunque non è uno schermo 5x3, per cui alla fine si può risparmiare, no? Transformers 4, il quarto film, costava 200 milioni di dollari, qui 25 milioni solo di sound design. Chi è che spende oggi 25 milioni, anche facendolo per 25 milioni di sound design, per una roba che io non posso sentire, no? Comunque, come andrebbe sentita. E quindi, continueranno a costare sempre di meno e assomiglieranno sempre di più a quelli che avevano un budget altissimo, ma la grammatica dell'immagine, del suono e del montaggio sta cambiando. E giustamente Paolo dice, si vede che sono fatti per piattaforma. Sì, sì. E a volte, purtroppo, anche quelli pensati per il cinema stanno diventando, non dal punto di vista dei contenuti o del testo, che è un altro paio di maniche, ma proprio dal punto di vista spettacolare dell'immagine, stanno diventando dei film meno organoletticamente densi, non so come meglio dirlo. Anche gli aspetterezzi. Faccio una domanda. Gli aspetterezzi è un'altra roba, nel senso che non si capisce perché, ma per il fatto che abbiamo tutti ormai un televisore 16 noni e siamo ormai abituati a non percepire più le bande sopra e sotto come una mancanza, perché una volta si percepivano come una mancanza, no? Tu non reggiavi la cassetta e te la portavano indietro e dicevano, ma scusi, non si vede tutto lo schermo. No, è una... Però il CinemaScope è strausato, cioè continua a essere usato. In realtà noi tutti avevamo pensato che sarebbe diventato tutto un 85, ovvero un 16 noni. Invece no, il CinemaScope è usatissimo anche per stupidaggini. Questo non si capisce perché, oggettivamente. Però sono tutti ancora così. Volevo chiedere ai critici cinematografici una riflessione sullo stato di salute delle sale cinematografiche italiane. L'Italia rispetto agli altri paesi europei e anche extraeuropei soffre terribilmente di più la ripresa.
I numeri dicono che la media della perdita delle frequenze cinematografiche in giro per il mondo si attesta tra un meno 15 e un meno 25% a seconda dei paesi. L'Italia segna ancora un meno 50 o meno 55% di presenze. È una differenza molto notevole, non di poco. Secondo voi, quale può essere una delle motivazioni per cui l'italiano non torna a frequentare le sale cinematografiche rispetto agli altri paesi? Non parliamo dei francesi che sono quasi a livelli di pre-pandemia, ma diciamo della media generale che, come ho detto prima, va da un meno 15 a un meno 25% per chi va male. Noi siamo a meno 55%. Addirittura andiamo, le sale vanno peggio dell'autunno 2021, quando c'era ancora il distanziamento e le mascherine. Io mi sono ricordato del secondo impegno, scusate. Mi verrebbe da dire perché nessuno di quelli che fanno parte del mondo del cinema si è accorto che sono passati questi ultimi 2 anni e ci ha ragionato seriamente. Io non penso che sia solo un problema di pubblico. Io penso che sia proprio un problema che il sistema, l'industria del cinema italiano stia sperando di riprendere a funzionare come funzionava 2 anni e mezzo fa, con gli stessi contratti ricatto, con le stesse condizioni, con gli stessi meccanismi, nello stesso modo. Penso che i distributori da questo punto di vista abbiano molte responsabilità. I produttori hanno pensato soltanto a sfruttare le facilitazioni che arrivavano dallo Stato, e siccome le facilitazioni, il tax credit per dire, non era mai sul film che stavano girando, ma lo potevano scontare sul film successivo, a questo punto il meccanismo è diventato che ogni volta era più importante il film che dovevo fare dopo e non mi fregava niente del film che facevo adesso. Quando i distributori si sono trovati come dire, a dover riprendere il rapporto di noleggio, hanno riproposto le stesse cose. Questo film lo do a te, ma non lo do a quell'altro. Se vuoi questo film devi tenerlo 4 settimane, se vuoi quell'altra cosa devi prendermi, se vuoi il film di Natale devi prendermi anche 7 film. Adesso faccio degli esempi che lei conosce benissimo. E gli esercenti, ahimè, nella stragrande maggioranza, sono lì che aspettano la manna dal cielo, cioè speriamo che il prossimo film porti la gente al cinema. Speriamo che la gente venga a vedere Avatar, venga a vedere Spielberg, venga a vedere Aldo Giovanni e Giacomo. Certo che la qualità del prodotto è sempre stata importante per attirare la gente al cinema. Però dopo 2 anni passati in questo modo, dove la gente forse stava, come dire, ha scoperto che a casa si poteva stare, ha scoperto tante cose che prima, a cui prima magari faceva meno, ha scoperto che diciamo, deve tornare a reimparare che al cinema si può andare in sicurezza, è bello, è comodo, ci sono delle cose che se non vado al cinema non riesco a vederle da nessuna parte, e non parlo soltanto del film solo al cinema, parlo proprio anche del fatto che forse dovrebbero inventarsi qualche evento in più, coinvolgere maggiormente il pubblico. Adesso non conosco la situazione di Cesena e non devo parlare, ma a Milano la conosco un po' e mi rendo conto quali sono i cinema che riescono a riprendere meglio il pubblico. Diciamo che tutti questi elementi, se devo riassumerli in una maniera, cioè penso che la gente sia ancora ferma 2 anni e mezzo fa. Tanto le cose andavano in qualche modo bene, ogni tanto arrivava San Checco Zalone che risollevava i bilanci e i numeri, se no va bene, ci lamentavamo un pochettino, ma tutte queste cose qua. La cosa curiosa è che la gente, almeno a Milano, non so, se lei vuole andare a vedere uno spettacolo teatrale, fa fatica a trovare un posto. Perché? Eppure anche a teatro c'è il rischio che di fianco ci sia uno che mi contagia o non so bene che cosa. Evidentemente a teatro pensi di andare a vedere una cosa che se non vedi lì non vedrai mai più, qualcosa di irripetibile. Non sono io,
che in un anno, in 2 anni non mi sono messo d'accordo su quante devono essere le finestre, quanto dovrebbe essere la finestra per i film. Non sono io. Chieda ai suoi capi perché non hanno trovato una soluzione. Chieda ai suoi superiori. Cioè, vuol dire, ragazzi, uno deve rimboccarsi le maniche dopo 2 anni di crisi. Se la stanno rimboccando tutti e il cinema, secondo me, come diceva Majakowski, ci ha gettato una manciata di soldi negli occhi e lo Stato ha dato molti contributi a qualcuno, a qualche categoria di più, a qualche categoria di meno, ma bene o male tutti hanno portato a casa un po' di soldi e la gente, non so, non ha fatto, si è fermata, non ha pensato che magari la pacchia poteva continuare, spera in una Befana, non si sa. Io non c'ero, mi hanno detto amici che sono andati alla riunione di Europa Cinema che c'è appena stata a Parigi, che gli esempi delle iniziative fatte dagli altri stati lasciavano gli italiani a bocca aperta, nel senso che si sono dati da fare e si hanno inventato molte cose. E invece in Italia, ahimè, Ci sono le caste. Vabbè, non so, le caste, quello che vuole, cioè, non vorrei, perché poi è una cosa che interessa a me e lei, a loro interessa meno. Però è vero questa cosa qua, cioè, è vero che ci sono dei cinema che pensavano che se stanno chiusi e prendono i soldi dello Stato guadagnano di più che aprire e far fatica. Qualcosa c'è, cioè, lo sa benissimo. Poi lei tiene aperte 4 sale, tanto di cappello. Come dire, perché aprire 4 sale vuol dire pagare 4 volte l'elettricità, pagare il personale, pagare, cioè, non è uno scherzo. E magari vorrei fare quel film lì e non glielo danno perché il concorrente ha detto lo dà a me, non lo dà a lui. Vabbè. Non stiamo attraversando il migliore dei No. mondi possibili, diciamo così. Ma Adesso il signore ha registrato non tutto, ho nulla domani da aggiungere. verrò, domani verrò denunciato dai provvedieri di qualche associazione. Prego, c'è ancora qualcuno? Filippo, No, Filippo è andato via. te dovevi partire. No, è una cosa lunga, sono d'accordo al 99,9% con quello che dice Paolo. Credo che ci sia anche un problema di percezione, intanto economica, perché se tu mi dici che con 6-7 euro al mese mio figlio, faccio l'esempio delle famiglie, può vedere 156 volte consecutive Mulan, tagliandomi così anche la possibilità di dire glielo compro in Blu-ray, perché non c'è solo quello di mercato che è andato a pallino, c'è anche quell'altro mercato, no? E a un certo punto, voglio dire, quando una famiglia di 4 persone per andare al cinema spende 40 euro di biglietti, 10 euro di bar, 5 euro di parcheggio di metropolitana a Milano, eccetera, e spende in un giorno per stare al cinema un'ora e mezza quello che spende in un anno per Disney Plus, il gioco è fatto. Però non c'è solo questo, c'è anche oggettivamente, e lì si innesta un altro meccanismo, la concorrenza. Per una certa fascia di pubblico delle serie è molto forte. Se una settimana esce un film, Non sposate le mie figlie 3, ed è la stessa settimana in cui esce Mercoledì su Netflix. Non so se io esco di casa per andare a vedere Non sposate le mie figlie 3. Magari fanno schifo tutte e due, però sto a casa a vedere. Il problema grosso di oggi è che se tu hai una multisala di 18 schermi, probabilmente in 14 schermi non sai cosa metterci in questo momento, perché l'offerta è veramente molto limitata. È vero che adesso c'è Avatar e si spera che porti una boccata d'ossigeno, però la verità è che sono settimane e settimane e settimane che tutte le settimane escono cose più o meno interessanti, mediamente interessanti in piattaforma e cose assai meno interessanti, soprattutto dal punto di vista dell'interesse del grosso pubblico, al cinema. Aggiungi come carico di strozzo, come si diceva Briscola, che esce il film di Dardenne, non fa una lira, esce il film di Panay, non fa una lira. E cioè film premiati ai festival che nessuno vuole vedere. E poi ti rimangono quelle quattro cose. È chiaro che, sempre per tornare, la stranezza è un film, no? Trasversalissimo, cioè Servillo, Ficcarra, Piccone, Pirandello, l'ho anche scritto se mi leggi su TV. Però dici, è così trasversale che funziona. E
Però si stanno riducendo. Ieri sera era all'Astra, una nostra seconda visione, ieri sera era sì, sì, ma... pieno. Sì, sì, ma non faccio fatica a crederci, c'è anche un passaparola positivo. Hanno funzionato dei film che non pensavamo, cioè quando tu pensi che floppano un film, Everything Everywhere All At Once, è stato sbandierato per mesi come il grande film, non è andato a vederlo nessuno, poi escono un film su Dante, uno su Caravaggio e uno su Pirandello e incassano, ti mette anche di fronte all'idea che forse al cinema ci va ancora una certa generazione e le nuove generazioni invece vanno solo a vedere o Avatar o quei due o tre eventi. Io penso che succederà quello che è successo in America. Una volta tu, 30 anni fa, andavi a New York e con $20 vedevi uno spettacolo off-Broadway. Poi per andare a Broadway ce ne volevano 100. Adesso con $150 vedi lo spettacolo off-Broadway. Per andare a vedere un musical ne spendi 500. E succederà probabilmente così, ci saranno 10, 20, 30 avatar in un anno e magari il biglietto costerà €50. No, non sto scherzando, penso che succederà questo, diventerà una cosa d'elite e la fruizione si sposterà tutta in altri canali. Perché non è che manca il prodotto c'è dovunque, sono le sale che soffrono. La volontà di dire esco, mi confronto con, oppure... Non lo so, pensai poi noi facendo questo mestiere non abbiamo come dire, il piacere della visione, abbiamo piacere della visione collettiva fra di noi, no? Però non è che io l'ultima volta sono stato in sala a vedere un film, ho portato, credo, in sala a vedere un film per condividere, per provare questa cosa, di forse è stato quando è uscito Tolo Tolo di Checco Zalone, ci ho portato mio figlio e allora ho intuito quali sono i meccanismi, le cose ancora che... Però non lo so se al pubblico fa più piacere, forse non fa più piacere al pubblico stare in sala con altre persone, indipendentemente dalla paura o cosa, forse, non lo so, non riesco a spiegarlo. So per certo che sono le sale che soffrono, è soltanto l'esercizio che soffre, in Italia più che altrove. Poi se i film sono film belli e brutti ce ne sono sempre stati, però che proprio nessuno voglia provare ad andare a vedere, non lo so, è strano, perché... Quando escono i film belli diciamo che sono belli, speriamo che la gente sia, però tu dici Panai è un capolavoro, poi incassa €32.000. Pace. Non lo so, è un discorso molto complesso. Qualche altra domanda? Allora. Visto che stiamo parlando di film usciti da poco nelle sale cinematografiche, ero curiosa di sapere un po' la vostra opinione da professionisti su Bones and All. Il nuovo di Benvenino. Sì, ero molto curiosa sulla cosa perché l'ho visto appunto di recente e ho detto ha avuto un attacco di narcolessia manda avanti se vai avanti tu che mi viene da ridere la prossima domanda mi sembra un film che non riesco, almeno per me, a me non è riuscito mai davvero a appassionarmi. Ci sono delle scene molto che mi prendono, molto, anche come dire, che sanno far crescere una bella tensione. Per fare un esempio, la scena dove i due protagonisti, i due ragazzi, si incontrano quei due tipi che vivono ai bordi del bosco e tutti aspetti che succeda qualcosa così. Mi sembra molto bella la scena in cui ritorna Ralliance e sembra che voglia magnarsi la ragazzina. Cioè ci sono delle scene, però in generale il film mi sembra un po' che non mi coinvolge mai davvero. E questa cosa, curiosamente, senza poter notare un qualche, tra virgolette, errore di regia, di messa in scena, di recitazione. Guadagnino è bravo a girare, però qualche volta gira senza appassionarsi davvero a quello che sta raccontando e lo capisci che non si appassiona e lo capisci che è un po' freddo, un po' lontano. E racconta bene, non è un caso che l'unico film che gli sia venuto bene, Chiami col tuo nome, che è un film dove evidentemente, come dire, la sua omosessualità viene messa in gioco in maniera forte e quindi il film, cioè si capisce che lì il cuore gli batteva. E invece qui secondo me non gli batte, infatti
non va così bene il film, non è andato bene in America, non è andato bene in Francia. In Italia abbiamo visto gli incassi di ieri, Un 1,2 milioni, milione qualcosa. sì, 1,2 milioni. Loro speravano chissà che cosa. Mi dispiace perché poi invece lui è una persona per bene, gentile, è una persona educata, non ce ne, cioè è una qualità importante. Secondo me dovrebbe forse girare un po' meno e scegliersi dei soggetti e delle sceneggiature che lo coinvolgano un po' di più, perché secondo me a quel punto saprebbe coinvolgere maggiormente lo spettatore, almeno questo è il mio giudizio. Io avrei solo voluto che fosse un pochino più estremo, sinceramente, perché voi vivete un momento particolare della storia del cinema in cui tutto è clamorosamente anestetizzato. Il 90% dei film che abbiamo visto negli ultimi 40 anni, horror, ma di tutti i generi, è 20.000 volte più esplosivo di quello che adesso passa per trasgressivo, estremo, eccetera, no? Per cui in questo clima di desensibilizzazione totale, tu fai un film dove il cannibalismo è una metafora della diversità e va benissimo, però poi anche lì sceglie, come dice Paolo, la strada di non percorrere veramente l'estremo, no, che sottenderebbe il tema. Quindi alla fine, pur essendo un film molto esplicito sotto certi aspetti, però non allaccia nemmeno le scarpe al peggiore degli horror trucidi che vedevamo 30 anni fa, quindi forse. Per fortuna. Ma no, sarebbe stato forse più bello. Cioè. Ho dei dubbi, guarda. Vedo già che sulla scheda discuteremo E molto. discuteremo parecchio, infatti discuteremo parecchio. Toccato Discuteremo. proprio un tasto dolente. Non l'ho voluta fare subito dopo Venezia, ho detto no, lo mettiamo perché lì bisogna discutere. No, ecco, questa è la cosa importante che andava detta. La cosa bella anche di fare il dizionario è che ci si prende del tempo Per pensare. necessario per pensare. Perché, poniamo, se ci fosse la possibilità o la necessità di dover fare un dizionario digitale, aggiornato, eccetera, tu non puoi uscire 3 giorni dopo che è uscito un film con una scheda, come dire, ragionata come sono il 90% delle schede del dizionario, no? Per cui alla fine probabilmente faresti un lavoro diverso. Invece questo film qui, questo di Guadagnino, noi chiuderemo l'edizione 2025 a settembre 2024 e la scheda la faremo ad agosto del 2024, non prima, probabilmente. Dopo aver visto i film. Dopo Vabbè, aver forse, rivisto il film, però. dopo averne parlato e dopo aver lasciato che il film sia sedimentato, cambiato, cioè, credimi, è veramente importante questa cosa, il fatto di non essere subito lì a dover fare invece quello che, no, le 600 battute d'amblè, perché serve. Posso Oh, fare? prego. 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 Ma volevo chiedere una curiosità, nel senso, ad oggi, dove tutto si sta digitalizzando, è prima venuto fuori il discorso del Morandini col CD, come mai questa cosa di andare, io sono d'accordo, sul cartaceo, quindi sull'analogico, non sul digitale e su un prodotto che stia aumentando di volume e non fisso? Lui lo spiega benissimo. Ho sempre pensato che un libro fosse meglio del digitale perché il libro ti permette, ti apre molte più possibilità. Tu apri una pagina su una scheda, guardi la scheda dopo, la scheda prima, mentre il digitale cerchi un film e vai direttamente lì. Certo, il problema è che sta diventando troppo grosso e stiamo riflettendo sul fatto che forse le prossime edizioni bisognerà fare i conti con l'edizione digitale. Non abbiamo ancora capito bene come, anche perché, come diceva lui, il digitale ha bisogno di essere, cioè non posso fare un app digitale e aggiornarlo ogni 2 anni. E quindi è un discorso aperto su cui si cerca di discutere, su cui. Comunque io sono contento di un libro perché così apro e cerco un film, guardo quello dopo, guardo quello prima, guardo e mi sembra una cosa migliore. Se tu sotto Natale cerchi il Grinch sul dizionario, a parte che ci sono 3 film del Grinch e uno è uno di 26 minuti di Chuck Jones, di cui la maggior parte dell'universo mondo Ignoro ignora l'esistenza. l'esistenza, però
Poi ti casca l'occhio sulla pagina di fianco e dove c'è un film che si chiama Un grillo mannaro a Londra. Cos'è? Ce l'hai. Non ce l'ho, ma... Cos'è? Giusto. Sai che non lo so neanche io. Cioè non l'ho fatta io, non so chi. Film italiano del 2010. Se tu hai un'app in mano e stai cercando il Grinch, il grillo mannaro a Londra non lo vedrai mai. Giusto. No, scusate, ma un grillo mannaro a Londra. Neanche Reghetti sa. No, con il genio. Matteo Moneta, registi, Matteo Moneta, Fabrizio Roscini, aperta parentesi quadra, cioè per dire uno che non è schedato, che non è citato, e Beppe Grillo. Con Beppe Grillo. Ah, ecco cos'è. Ho capito, è una di quelle cose a metà fra del gennaio del 2010 in occasione della presentazione a Londra del nuovo spettacolo Incredible Italy, Beppe Grillo ha tenuto alcune conferenze a Oxford, alla London School of Economics, e poi vado avanti. Prima volta che vedo questo titolo nel mercato. Ragazzi, mi dispiace. Prego. Volevo sapere un po' la vostra opinione su questa ventata, chiamiamola progressista, sulla nuova classifica di Sight and Sound appena uscita. Era una domanda. Eccetera, eccetera. Allora, il miglior film della storia del cinema. Jean Delman. Che voto ha? Che sono 3 stelle? 3 stelle. Sul dizionario a 3 stelle. Forse conviene fare... Io faccio... Io non so tu... Non hai votato, no? No, vi spiego. Allora, aspetta che faccio la spiegazione prima di... Cioè, in questo periodo stanno uscendo le varie classifiche di fine anno fatte dalle varie riviste. Allora, c'è Seven Sound che fa la classifica del... No, no, questa è una classifica che Sight & Sound fa ogni 10 anni per stabilire... Esatto, no, infatti. Per dal 50... il più bel film della storia del cinema. Dal 1952 esce questa classifica ogni 10 anni. Il primo era stato Ladri di bicicletta. E poi c'è spesso Quarto Potere, così. Sì. Vertigo la volta scorsa era diventato primo Vertigo, secondo Quarto Potere. Solo che di solito nelle vecchie classifiche chiedevano, io faccio parte di quelli che votano, ti chiedevano di mettere 10 film in ordine decrescente, primo, secondo, il terzo. E immagino che al primo dessero 10 punti, al secondo 9, al decimo 1, e poi facevano la somma dei punti. Quest'anno, per la prima volta, hanno chiesto di dare soltanto 10 titoli e basta. Come dire, abbiamo impiegato un po' a spiegare che uno non vale uno, invece loro hanno ritirato fuori questa cosa. Per cui immagino che nel 1690, cioè, in nome di un sbagliato concetto di inclusione o di politicamente corretto, non lo so bene, perché poi ho letto che ci sono state anche delle polemiche, perché prima quando chiedevano le cose sono sollevate delle cose chiedendo, mi raccomando, basta film maschilisti, cose di questo genere. C'è stato un po' di casino a cui sono stato, grazie a Dio, da cui sono stato graziato. E è uscito che il primo film è Jean Delmas, che è un film importante perché per la prima volta raccontava la vita quotidiana di una donna senza spettacolarità, ha delle qualità indubbie, ma dire che è il film più bello della storia del cinema, grazie no. E con questa logica, all'ottavo posto c'è un film di Claire Denis che nessuno ha mai visto. Più avanti ci sono una serie di film che non hanno ragione di esistere, cioè non hanno ragione. Cioè, o la classifica è il film più bello della storia del cinema secondo la critica mondiale, ma allora decidi che metti degli ordini, se no quello più citato, io trovo, un mio amico mi ha mandato il link, dice guarda il link qua, e sotto ha aggiunto sono permesse le bestemmie, nel senso che era proprio, no, è una vera, cioè, non se ne parla. Vedrai quando nel 2032 ci sarà il terzo Black Panther. Esatto. No, perché cioè, questa qui è la logica, allora chi se ne frega, uno non partecipa più. Vabbè, bene. Questo...
devo chiudere perché no, se no non ci danno la pappa. Porca miseria, voi dobbiamo mangiare noi. Grazie. Grazie. Grazie.